bandiera padana, cosa si prova? Si prova un'infinita emozione pensare che... Noi che siamo celti e longobardi, non siamo merdaccia levantina o mediterranea, noi la Padania bianca e cristiana! E ora il momento più atteso dal popolo di Pontina, 842 anni. Un saluto ai tantissimi militanti, che hanno lavorato per la Pontina di quest'anno. Padania celtica, microfono. Padania bianca e cristiana, celti. È una porcata, ne glielo dico francamente. Ho sentito bene? È una porcata. Senta, lei è una porcata. Sì, sì. Ma quando uno fa una porcata e non se ne rende conto, è un altro... Ma la Lega Nord te la duro! 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 Di onore, è inutile il tricolore, lo metta al cesso, signora! Credo che a chiusura dell'approvazione di bilancio da parte del Consiglio regionale di aver intuito come funzionano i meccanismi all'interno di questa istituzione. Traballa infatti la poltrona della leghista, da molti soprannominata la madrina di Renzo Bossi, e indagata proprio per un presunto dossieraggio a favore del figlio del senatore in campagna elettorale. Tre valori in cui credi? Tre valori? Beh, allora, l'onestà sicuramente prima di tutto, poi vediamo. No, perché l'onestà credo sia uno dei valori più importanti. Che veloce, altri due spesso. Non so perché. Sull'uso dei rimborsi elettorali della Lega Nord, tre procure, Milano, Napoli, Reggio Calabria, mettono sotto indagine il tesoriere Francesco Belsito, ipotesi di reato pesanti, riciclaggio, truffa, appropriazione indebita. I PM sostengono che quei fondi sono stati usati per esigenze anche della famiglia Bossi, dei figli e anche di Rosi Mauro, perquisita la sede del Carroccio e anche quella del sindacato padano. Si ritrova protagonista di tre inchieste coordinate che gettano anche Bossi e famiglia nell'occhio del ciclone. Su corone norvegesi, dollari australiani, diamanti e poi 200.000 euro spesi per comprare oro. Oro vero, 5 kg in lingotti per la precisione, acquistati e consegnati secondo le indagini materialmente nelle mani del partito nel 2011. Un tesoro pesante di cui al momento sembra persa ogni traccia. Dalle carte spunta anche un particolare curioso. Gli intercettati, quando scoppia lo scandalo Tanzania, raccontano gli inquirenti, per discutere liberamente cosa fanno, si procurano schede telefoniche internazionali intestate ad ignari cittadini extracomunitari. Un paradosso, si potrebbe dire, parlando di leghisti. Rimani la Lega che abbiamo conosciuto agli inizi, povera ma combattiva. Allora darò immediatamente disposizione alla mia comandante affinché faccia pulizia etnica dei culattoni. Da secessionisti siete diventati fascisti, lepenisti, razzisti. Che palle, ragazzi! Nessun disagio oggi a manifestare con Casa Pound. Mussolini era un grande uomo, ha fatto grande anche l'Italia. Mai con i fascisti, mai con i nipoti dei fascisti. In questo momento la Lega parla così e quindi usa dei punti di contatto che sono quelli storici di Casa Pound e quindi siamo insieme. È antifascista lei? Ma io sono antirazzista. No, no, mi dica io se è antifascista. Fascismo, no, no, non faccia il furbo con me. Senza
senza conoscere le cose di cui parlava. Ma questo ecco, da dove esce? No, però l'ho visto ieri a Quinto Potere. Ma da che albero scende questo? E bufera in Italia per le parole pronunciate dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli in riferimento al ministro dell'integrazione italiano. Amo gli animali, ha detto, ma quando vedo le immagini della Kieng non posso non pensare, anche se non dico che lo sia, alle sembianze di un orango. Dice da domani mattina non voglio più culattoni, gay, lesbiche sulle mura. Forte! Con le mani! Ma la Lega Nord te la duro! Duro! Buon pomeriggio a tutti. Scusate se leggo, ma l'emozione può giocare tutti scherzi. È la prima volta che parlo in pubblico. Mettermi in gioco, le sfide, sono le cose che più mi piacciono nella vita. Ecco perché sono qui insieme a voi oggi. Mi chiamo Valentina. Appena un mesetto fa ho varcato la soglia dei 30 anni. Posso considerarmi ancora giovane? Ormai per il mondo del lavoro inizio a diventare vecchia? Boh! Sono vissuta e cresciuta a Orbola, un piccolo paese nel cuore del Delta del Po. Una zona quasi del tutto sconosciuta alla maggior parte dei veneti. Il Polesine e in generale il Delta viene spesso dimenticato dalle istituzioni. A volte mi chiedo cosa avrà fatto di male la mia terra, chi lo sa. Sono invece convinta delle grandi opportunità occupazionali che il mio territorio possa offrire ai giovani che vogliono investire nel loro futuro. Eccovi un'idea. Promuovere uno slow tourism in alternativa al consueto turismo di massa. Il fine è creare itinerari turistico-culturali ed enogastronomici nel territorio. Un viaggio alla scoperta di luoghi suggestivi ancora poco conosciuti. Questo è solo un esempio, forse un mio sogno, se ne potrebbero fare molti altri o molti sogni. È necessario investire nelle nuove generazioni. Siamo noi il motore di svolta e cambiamento. Creando la giusta sinergia con imprenditori ed istituzioni si potrebbe dare una nuova prospettiva a noi giovani. In Veneto vogliamo guardare avanti, non altrove. Ricordo quando conosci Alessandra quel mercoledì sera al bar. La mia testa frullava, il dilemma. Le faccio l'ultima domanda o no? La voce ha preso il sopravvento e senza troppi giri di parole le ho chiesto: se dovessi diventare governatore del Veneto, quali azioni metteresti in moto per le nuove generazioni? La risposta di Alessandra mi ha convinto. Innovazione, formazione, investimenti. Soprattutto mi ha convinto la sua forza, il suo coraggio, il suo tornare qui, come ho fatto io. Terminata la scuola superiore, decisi di iscrivermi all'università. Ho scelto fin dall'inizio sociologia. Il dilemma a quale ateneo frequentare. Le opzioni erano Trento o Bologna. La scelta fu difficile, ma optai per la rossa dotta e rossa città. Gli studi, decisi di rimanere a Bologna. L'Emilia Romagna a livello lavorativo mi poteva dare molto rispetto al Veneto. Poi la vita ci porta a riflettere e molte volte ci mette di fronte a delle scelte. Mi dissi, sono giovane, mi piacciono le sfide, perché non tornare in Veneto? La mia regione è considerata un motore economico, perché non ho l'occasione di dimostrarlo? A settembre abbandonai Bologna dopo 10 lunghissimi anni e tornai nella bassa. Oggi sono qui, giovane, trentenne e laureata. Costretta a vivere una situazione di disoccupazione. Più in generale, mi sembra l'emblema di una generazione di sconvolti. Tornata a vivere in Veneto dopo aver trascorso 10 anni lontano da casa. Voglia di ripartire dalla mia terra perché credo possa dare molto, basta volerlo. Le sfide mi sono sempre piaciute.
oggi sono accanto ad Alessandra perché pretendo che la mia regione torni ad essere quella tanto decantata nei libri di storia, quella che si ricordano gli anziani, il motore produttivo dell'Italia. Quando l'organizzazione... Sì, 1, 2, 3 prova, secondo me adesso va molto meglio, fantastico. Quando l'organizzazione mi ha invitato, mi ha detto, Gianni, perché mi chiamo Gianni, non preoccuparti, non dovrai parlare davanti a tante persone, non siete tante, siete un'apoteosi. E poi mi dissero, abbiamo bisogno di un imprenditore giovane e illuminato. E io ho detto, state sbagliando. Però poi quando mi vedo da qui, penso che sono giovane, perché da lontano non mi vedete bene, è illuminato perché c'è un faro. Io mi occupo di formazione, dopo un percorso che è durato tipo 10-12 anni e come qualcuno probabilmente all'interno di questa sala, ho fatto dei piccoli passi che sono sempre stati motivati da il coraggio di voler cambiare, e non faccio una citazione, visto che sta scritto dappertutto, ma lo dico perché è assolutamente vero, è esattamente quello che ho fatto. Era il dicembre del 2001, quando, preso da un momento di sconforto esistenziale, ho deciso di andare all'Agenzia delle Entrate, non per autodenunciarmi, ma per aprire partita IVA. Da quel momento è partito un percorso, è partita una strada, è partito un modo di intendere il cercare una realizzazione in quello che probabilmente fin da bambino mi piaceva fare. A me piaceva organizzare le cose, a me piaceva raccontare le cose, e quindi ho deciso nel lontano 2001 di intraprendere questo percorso. E poi le cose sono arrivate. È arrivata la prima piccola società, prima era una SAS, poi è diventata una SNC e adesso di recente una SRL. Oggi sono orgoglioso, oggi sono super orgoglioso di gestire... una società che si occupa di formazione e che ogni anno forma centinaia e centinaia di ragazzi come Valentina che hanno bisogno di completare le loro competenze per entrare con più forza, con più robustezza nel mercato del lavoro. E non sarebbe stato possibile creare Pentaformazione se non l'avessi fatto con mia moglie Silvia, che è un po' timida ma è qui che mi ascolta. Io voglio solo lanciare un messaggio, voglio solo dire che ce l'ho fatta io, ce l'hanno fatta in tanti, bisogna continuare però a far riuscire a far fare ad altri quello che per fortuna, e lo dico molto sottovoce, per noi è stato un successo. Dobbiamo dare la possibilità, e qui ci deve pensare chi tra poco salirà su questo palco, si deve dare la possibilità ai giovani, ai ragazzi, io non sono più giovane, a 39 anni non si è giovani, a 25 anni si è giovani, io non sono giovane, io ho già espresso quello che potevo esprimere. Oggi dobbiamo dare la possibilità a chi viene dopo di noi di poter realizzare i propri sogni, e quindi mi permetto di dare consiglio, e chiudo e vi saluto, un piccolo consiglio che è questo: coltivate i vostri piccoli sogni e contornatevi di persone che credono in voi e fate affidamento sulle vostre forze, cercate di fare tutto il possibile per realizzare, perché siamo in Veneto e qui la cultura dell'imprenditorialità ci può dare la possibilità di fare molto. Se poi le istituzioni ci danno pure una mano, io ringrazio loro, ringrazio voi e vi auguro tutto il bene. Buonasera a tutte e a tutti, mi chiamo Roberta e vengo da Verona e vi racconto un piccolo vita, 10 anni, ma sarò... allora lo tengo così, va bene? Ricomincio, ma avete sentito? Allora, mia madre, vedova, all'età di 82 anni, ha avuto grossi problemi alla schiena ed è stata ricoverata all'ospedale. Ma dopo poco tempo
mi comunicarono le imminenti dimissioni. Io all'epoca lavoravo ancora, ho detto che adesso sono pensionata da 4 anni. All'epoca lavoravo ancora, si sente? Mi sono trovata a affrontare questo problema dell'assistenza alla mamma. Non conoscevo il mondo delle badanti, cui avevo bisogno di qualche giorno in più. Allora ho trasferito la mamma, perché me la dimettevano senza un giorno in più, l'ho dovuta ricoverare in una clinica privata. Nel frattempo un susseguirsi di telefonate, di passaparola, di incontri con sconosciute e anche di gravi timori, grossi timori, dover affidare mia madre appunto ad una sconosciuta. Alla fine l'ho trovata clandestina e anche lì, oltre all'inserimento in casa, c'è stato anche tutto l'iter per regolarizzare la sua situazione, con ansie sue ma anche mie. Ricordo che quando saldare il conto alla clinica, chiesi alla segretaria di amministrazione: ma mi scusi, chi non può permettersi di pagare, cosa fa? Palle, e non ha risposto. Fortunatamente, nonostante la diagnosi negativa data all'ospedale, in cui gli dicevano sua madre non camminerà più e sarà sotto antifici, ecco, sì, è meglio, è riuscita a camminare. Per cui qualche anno è trascorso in maniera insomma vivibile, accettabile, nonostante sempre il problema rapporto con la badante, l'organizzazione e tutto ciò che segue. Penso che molti siano ancora in queste situazioni. A un certo punto la mamma non camminava più, allora necessità della carrozzina, anche lì altro iter per avere la carrozzina, poi la domanda per l'invalidità. Fu concessa l'invalidità al 100%, ma non l'assegno di accompagnamento. Dovette passare un altro anno, rifare la domanda, ripresentarsi alla commissione finché ci fu l'assegno di accompagnamento. Tutto ciò però non risolveva il grosso problema badante e la mamma, anche perché la mamma all'inizio era presente mentalmente e quindi riusciva anche a gestire, a sapere cosa faceva o non faceva la badante. Quando ho cominciato a perdere la memoria, lei mi diceva una cosa e la badante me ne diceva un'altra. Fino al punto addirittura mi è capitato di trovare la badante in giro, da sola, quando sarebbe dovuta rimanere a casa con la mamma. Al che ho cominciato a pensare ad una casa di riposo. Fatta la domanda alla casa di riposo, a varie case di riposo, visite, assistenti sociali, medico e un sacco di trafile che comunque creano ansia. Fra l'altro, ripeto, dovendo andare a lavorare bisognava conciliare gli orari, non era semplice. Alla fine mi hanno detto: il punteggio è questo, lei è alla fine della graduatoria. Ma dico, ma caspita, è in carrozzina, ha l'invalidità al 100%, cosa deve avere? Signora, deve essere allettata, deve avere gli organi che non funzionano più. Va bene, io lì mi sono rassegnata. È passato più di un anno, ricevo una telefonata. Signora, si è liberato un posto. Tempo 24 ore, mi deve dire sì o no, altrimenti la depegniamo. Sono entrata nel panico, perché non è così semplice dall'oggi al domani dire ok, mamma adesso vai in casa di riposo. Quindi chiesi una proroga, me la dettero e alla fine misi la mamma in casa di riposo. Allora, sono qui per dirvi che poiché il programma di Alessandra Moretti prevede la sanità e l'assistenza, io appoggio proprio nella speranza che pochi altri possano vivere un percorso di 10 anni come l'ho vissuto io e la mia mamma. Grazie. Wow, siete tanti, eh?
intanto fatemi dire subito una cosa. È venuto a mancare Paolo Callegari, una colonna portante del Partito Democratico Trevigiano. Sindaco di Villorba, tra il 90 e il 95. Facciamogli un grande applauso. Ciao Paolo. Intanto fatemi anche ringraziare Gianni, Roberta e Valentina per essere stati qui con noi oggi, per aver voluto raccontare le loro storie, ma soprattutto per averci spiegato la loro voglia di cambiamento. E noi perché siamo qui oggi? Noi siamo qui per spegnere definitivamente quella televisione che ci ha trasmesso per oltre 20 anni lo stesso film. Noi siamo qui oggi per spegnere definitivamente la storia del centrodestra in questa regione. Noi oggi abbiamo voglia di riscrivere quel film, la trama, la regia, il finale di quel film, dove i protagonisti siamo noi, tutti noi, noi che per il tempo di una generazione abbiamo provato solitudine, abbiamo provato isolamento, frustrazione, perché la loro politica, la politica di Galan, la politica di Zaia, non era la nostra politica nella nostra grande regione. 20 anni sono tanti. 20 anni sono tanti, lunghi, passati giorno dopo giorno, giorni sempre uguali, anzi no, giorni in cui il domani era peggio del giorno prima. Una politica profondamente incoerente. Una politica priva di una meta, di un orizzonte, con una rotta tesa solo a conservare il potere, il loro potere. 20 anni di Roma ladrona, però intanto loro, con i soldi del finanziamento pubblico ai partiti, si acquistavano i diamanti in Tanzania, si acquistavano le lauree in Albania. 20 anni in cui ci hanno raccontato del buon governo di Galan e di Zaia. Sì, quel Galan, quello che oggi è agli arresti domiciliari, nella sua villa faraonica, comprata con i soldi dei Veneti, con i nostri soldi. 20 anni sono passati di slogan, di propaganda, ma intanto però a Roma governavano loro e governavano anche loro in Veneto. Però adesso ci vorrebbero far credere che loro non ci sono mai stati. Verginelle venute da Marte, 20 anni. 20 anni in cui hanno anche provato a rifarsi una verginità, togliendosi la camicia verde e indossando la felpetta nera, pensando che noi siamo dei fessi. Pensando che noi siamo dei fessi e non ci accorgiamo che dietro a quella felpa nera ci sono sempre loro, con le loro facce, con i loro slogan. E a loro forse oggi farebbe comodo che noi stessimo alla finestra a guardare in silenzio. Loro che scaricano sempre tutte le responsabilità su Roma, su Bruxelles, sull'Europa, mai una volta che si prendessero la responsabilità per quello che non hanno fatto e avrebbero dovuto fare. Mai una volta. Ma noi questa volta non staremo alla finestra, perché non c'è più tempo da perdere, perché è arrivato il momento di cambiarlo, questo Veneto, per cambiarlo questo Veneto. Perché il cambiamento, guardate, non è solo possibile, il cambiamento è doveroso
È doveroso cambiare il Veneto e lo dobbiamo fare per quei giovani, ce ne sono tanti qui, quei giovani nati negli anni 90 che hanno conosciuto solo questo Veneto, che hanno conosciuto solo questo tipo di politica. Ma lo dobbiamo fare anche per quelli che sono nati prima degli anni 90 e che hanno conosciuto un grande Veneto, il Veneto dell'eccellenza, il Veneto dell'intrapresa. Ecco, allora noi oggi dobbiamo fare in modo che il presente del centrodestra diventi definitivamente passato. Siamo pronti ad andarci a riprendere il futuro che ci spetta, e di farlo adesso, quel Veneto che i veneti meritano. Perché noi quel futuro che il Veneto merita, siamo andati a costruirlo. Siamo andati a costruirlo insieme ai veneti. Così. ...579 comuni in 100 giorni per raggiungere insieme questo obiettivo. Nessun politico prima aveva mai visitato comune per comune, paese per paese, piazza per piazza. Sarà un viaggio che farà uscire la regione Veneto dalle stanze buie dei palazzi. Una regione troppo lontana dai territori, perché guardate, ogni veneto merita di essere ascoltato con attenzione, umiltà e Eccolo qua il mio taccuino, il taccuino che mi ha tenuto compagnia in questi primi 60 giorni di tour. Questo è la cosa più preziosa che ho, perché qui dentro ci stanno gli sguardi, gli occhi, i consigli, i suggerimenti, le passioni, le preoccupazioni dei veneti. È il mio taccuino e lo terrò con me. E a chi mi chiede il motivo per il quale io abbia scelto di dimettermi subito dal Parlamento europeo e di intraprendere questo viaggio lungo, beh, la risposta la conosce già. La prima cosa che un politico che si candida a governare una regione è quella di ascoltare i bisogni dei propri cittadini. Perché la Regione Veneto non è un apparato burocratico, chiuso con i suoi funzionari. La Regione Veneto non è uno scrigno dove conservare il potere come hanno fatto loro per 20 anni. No, no, la Regione Veneto deve ritornare ad essere la casa dei veneti, la casa di tutti i veneti. E loro non credevano che io avrei avuto la determinazione di visitare tutti i 579 comuni, perché mai nessuno prima l'aveva fatto. Siamo partiti da Laghi con 122 abitanti. Erano quasi commossi quando siamo arrivati a Laghi, perché non avevano mai visto prima nessun candidato alla regione, seduto lì ad ascoltarli, a confrontarsi in maniera semplice. Siamo poi arrivati fino ad Herbé, a 286 comuni. Io ho voluto riportare la politica laddove la politica deve stare, tra la gente, in ascolto delle preoccupazioni, dei consigli dei giovani, delle mamme, dei nonni, delle associazioni, delle famiglie, degli imprenditori, dei sindaci, dei nostri sindaci. Ascoltare mi ha arricchito profondamente, umanamente, ma prima di tutto mi ha arricchito politicamente. È stato, guardate, un'esperienza forte, un ascolto e un confronto diretto, sincero, schietto. A volte è stato uno scontro, un confronto duro, a volte molto faticoso.
Però io non ho scelto di arrivare nei comuni, di salire su un palco e di tenere un comizio. Io non ho scelto di guardare il Veneto dall'alto al basso. Io ho scelto di guardare negli occhi i veneti, allo stesso loro livello. Ho scelto di guardarli, di parlargli faccia a faccia. E l'ho fatto in un modo semplice, spontaneo, mettendo le sedie in cerchio, all'interno dei bar, l'ho fatto nelle piazze, l'ho fatto nei mercati, quando la mattina i nonni vanno a fare la spesa, l'ho fatto nelle imprese, nelle nostre aziende, insieme agli imprenditori, insieme ai lavoratori. Lo stesso livello dei cittadini, questo è il mio modo. Questo sarà il metodo che porterò avanti anche quando sarò presidente di questa regione. Perché la politica non deve avere paura dei cittadini, ma la politica deve stare tra i cittadini. E questo è il mio modo oggi, domani e sempre di fare politica, anche come governatore del Veneto. Alcuni in questi mesi mi hanno detto: ma non ti vediamo più in televisione, come mai non ci sei più in televisione? Ma io da quello schermo lì non avrei potuto conoscere gli sguardi, vedere gli occhi, abbracciare le persone, conoscere le loro emozioni, la loro profonda delusione. Io non avrei potuto da quella televisione conoscere Gianni, Valentina, Roberta. Tante richieste, tante storie, tante esperienze raccontate. Ma c'è una cosa che i veneti non hanno saputo dirmi. Se Luca Zaia è percepito come un buon governatore, ditemi una cosa, una, che Luca Zaia ha fatto in questi 5 anni. Una cosa che Luca Zaia ha fatto per il Veneto in questi 5 anni. E sapete, la risposta a questa domanda è sempre stata la stessa. Silenzio. Silenzio! Ma forse una cosa sì, me l'hanno detta di Luca Zaia. Mi hanno detto: ma sì, in fondo Luca Zaia è un bravo toso. Un bravo toso. Ma noi con un bravo toso ci andiamo a mangiare una pizza. Noi ad un bravo toso non affidiamo il futuro dei nostri figli. Perché il Veneto merita di più, i veneti meritano di più. E allora io credo che dobbiamo ripartire da questo taccuino, da queste domande, da queste proposte, perché i veneti conoscono esattamente le priorità da cui noi dobbiamo ripartire. Ecco quali sono. Diminuiscono i medici, diminuiscono gli infermieri, diminuiscono il servizio, i posti letto costano sempre di più. E non so perché. Riusciremo a migliorare la sanità? Nella sanità gli appalti sono fatti a vita natural durante per 10-20 anni. Noi siamo precipitati anche in Veneto, abbiamo perso 2 posti. Allora vai a pagamento, vai domani. 160 posti letti in meno. E che vuol dire che alle 8 di mattina, io sono stato dimesso alle 8 di mattina, via, 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 che serve il letto, che se ne affida fuori. Il personale lavora bene e lavora tanto. Forse è il caso di guardare un po' più su. Volevo sapere qual è la tua idea di sanità veneta. Inutile, allora, Zaia, inutile che venga a dirmi che noi abbiamo l'eccellenza come sanità. No, paghiamo tutto, eh. Non è più così. Noi paghiamo tutto. Cosa io sento, alcuni medici dicono non siamo ascoltati, quindi le scelte vengono fatte dall'alto e non c'è un coinvolgimento della base. La Regione Veneto è la prima in Italia per spesa pro capite per ticket. Qual è la mia visione sulla sanità?
su questa sanità, sulla sanità e soprattutto sul sociale. Sanità del Veneto, sì, fa schifo. Siete opere e ti dimette dopo due giorni e non c'è l'assistenza domiciliare. Ma che Zaia, continua a dire che va tutto bene. No, non va bene niente. D'accordo. Zaia dice che va tutto bene nella sanità. Questo è quello che ci racconta la signora. Noi quindi abbiamo da una parte la favola di Luca Zaia e poi noi abbiamo la realtà della sanità veneta. E per capire esattamente la realtà della sanità veneta basta leggere il Corriere del Veneto di due giorni fa, che descrive una storia sconcertante di un anziano di 80 anni di Venezia che va al pronto soccorso per un'influenza e prima di essere visitato aspetta 22 ore. 22 ore! Ed è questa l'eccellenza della sanità veneta? Ma noi abbiamo un primato, sì, noi abbiamo un primato in Veneto. Paghiamo il ticket sanitario più alto d'Italia. Questo è il nostro primato. E noi abbiamo una grande responsabilità, quella di riportare ai livelli di eccellenza la sanità veneta rispetto ai parametri europei e rispetto agli standard italiani. Perché purtroppo, secondo i livelli essenziali di assistenza, in un solo anno il Veneto ha perso 3 posizioni nella classifica nazionale e dal secondo posto noi siamo scesi al 5º posto proprio a causa delle liste d'attesa, delle lunghe liste d'attesa. Perché ognuno di noi, nella propria esperienza, ha dovuto imbattersi nel prenotare una visita per sé o per un proprio familiare e ha dovuto rimanere sconcertato di fronte ai tempi delle liste d'attesa. Noi non possiamo far sì che la salute passi in secondo piano, perché la salute non può aspettare, la salute non può aspettare. Io credo che anche su questo Zaia abbia fatto sempre solo propaganda per nascondere la realtà dei fatti. Sì, anche in questo caso, anche nel caso delle liste d'attesa ha fatto propaganda, perché su 270 valutazioni lui ha pubblicato soltanto 44 dati, quelli che gli facevano comodo per raccontare una situazione molto diversa rispetto a quella che è. Ma la signora del video ci ha raccontato un altro dramma, quello della non autosufficienza, quello dell'assenza della domiciliarità, che purtroppo non c'è in Veneto, che manca in Veneto. Perché in Veneto un anziano che viene operato ad un femore viene dimesso immediatamente e non trova più niente sul territorio. Non trova nessun servizio, nessuna cura, nessuna attività di riabilitazione, non c'è nulla. Ed è solo a carico dei propri familiari. Ma noi dobbiamo garantire cura, garantire assistenza, garantire attenzione al dolore delle persone. E a Luca Zaia che continua a dire che questo governo ha tagliato alla sanità veneta, dobbiamo rispondere che questo è il governo che per la prima volta costituisce un fondo strutturale di 400 milioni di euro per la disabilità, per la non autosufficienza. Perché noi dobbiamo garantire prima di tutto il diritto dei più fragili, dei più deboli, degli ultimi, perché nessuno nella nostra regione dovrà mai sentirsi più solo. E allora cosa faremo? Noi dobbiamo, se vogliamo riportare
la sanità veneta a livelli di eccellenza che conoscevamo. Dobbiamo ricostituire il patto sociale veneto, quel patto, quella sinergia tra medici, operatori sanitari, tra associazioni di volontariato. Dobbiamo fare in modo che tutti si sentano protagonisti della pianificazione sanitaria, e lo faremo rimettendo in piedi il modello di integrazione sociosanitario, che era un modello per tutta l'Italia. E lo faremo costituendo 330 presidi territoriali, 330 gruppi di medicina integrata, uno ogni 15.000 abitanti. Perché oggi in Veneto un Veneto su 5 ha più di 65 anni. La popolazione sta invecchiando e i bisogni di quella popolazione sono diversi e hanno bisogno di essere curati, assistiti, secondo istanze nuove. Noi così daremo risposta alla cronicità dell'Alzheimer, del Parkinson. E noi così, anche attraverso questi 330 presidi, decongestioneremo le lunghe liste d'attesa negli ospedali. Noi ridurremo i tempi nei pronto soccorsi. La seconda azione sulla sanità: ridurre il numero delle USL da 21 a 8, quello che loro non hanno mai avuto il coraggio di fare. E questo lo facciamo perché ci mettiamo a confronto con le altre regioni italiane, con le regioni virtuose. E tagliare i costi significa, perché ridurre le USL non significa eliminare gli ospedali, significa eliminare i carrozzoni, gli apparati burocratici, significa togliere soldi nelle mani dei dirigenti per rimetterle nelle tasche dei veneti sotto forma di servizi efficienti, adeguati. La terza azione sulla sanità sarà quella di far sì che la sanità sia affidata a mani competenti, a mani meritevoli, capaci, perché per troppo tempo la politica ha affidato la salute dei cittadini a dei burocrati fedeli al politico di turno, ma mediocri. E dobbiamo ascoltare chi lavora ogni giorno nella sanità e dobbiamo confrontarci con chi si scontra ogni giorno con il dolore delle persone e delle famiglie, e dobbiamo coinvolgere fortemente chi ogni giorno si misura con le problematiche, perché la salute dei veneti dovrà ritornare ad essere una priorità. Dobbiamo togliere la sanità alla politica e ai burocrati per valorizzare il merito. Le nostre aziende sono in grande difficoltà per motivi più diversi, motivi di tipo burocratico, tassazione eccessiva. Io che per noi attività stagionali abbiamo un gran problema comunque, cioè i costi sono alti per i dipendenti. Quindi, perché nessuno dà un piccolo privilegio alla piccola imprenditoria per poter lavorare? Sta facendo il partito alcune scelte a favore dell'imprenditoria, che non debbono essere negate e che vanno ulteriormente implementate. Sarebbe interessante estendere anche il concetto della non tassabilità del costo del lavoro legato ad attività o di innovazione o di crescita. Tante promesse di aiuti alle piccole e medie imprese che io non ho mai visto. Ho chiesto, sono andato a informarmi, poi alla fine va tutto insabbiato. Burocrazia tutto spiano, 3 anni per avere dei permessi per fare un capannone. Chi viene a investire qua? Noi arriviamo a fare, cioè, un calcolo medio su quella che è l'imposizione in Italia, siamo intorno al 38-39%. Tutti gli altri posti dove siamo presenti, e siamo presenti in Slovacchia, in Messico, in Cina, in Danimarca, siamo da un 25-30%. Il piccolo artigiano, il piccolo agricoltore, le piccole realtà saranno costrette a chiudere per colpa non sue.
o facciamo gli agricoltori o facciamo, o seguiamo le pratiche o facciamo l'ufficio. Abbiamo vissuto una crisi economica difficile, dura, una crisi economica che ha riversato i suoi effetti anche sul mondo dell'impresa veneta. Ma noi non ci arrendiamo di fronte a chi ci dice tanto sarà sempre peggio. No, è tempo di cambiare, è tempo di guardare lontano, è tempo di anticipare gli eventi, di riprogrammare il futuro, di ripartire forse sì dall'anno zero per una nuova imprenditoria veneta. Guardate, io credo che l'industria e l'impresa veneta sia di fronte ad un bivio. Scegliere la strada dell'immobilismo, della conservazione, dell'autoreferenzialità, quella di Luca Zaia, quella però che ci porterà ad un lento e inesorabile declino. Oppure scegliere la strada dell'innovazione, del cambiamento, del coraggio, del metterci di nuovo in discussione. Ecco, noi abbiamo scelto questa seconda strada, perché il Veneto deve tornare ad essere protagonista della politica nazionale, ma anche della politica e della ripresa economica e sociale italiana ed europea. Perché il Veneto deve guardare all'Europa come una grande alleata, non più come una nemica. Non più come una nemica. L'Europa è una grande alleata, perché noi lo sappiamo bene che nei prossimi anni i fondi strutturali europei saranno motore di crescita, di sviluppo anche occupazionale per la nostra regione. Noi abbiamo delle proposte, sì, abbiamo delle proposte soprattutto per la piccola e media impresa, cioè il tessuto economico produttivo strutturale della nostra regione, che si fonda su quattro pilastri fondamentali. Il primo, l'accesso al credito. Sì, l'accesso al credito, perché per troppo tempo e troppe volte i nostri imprenditori si sono sentiti negare un credito. Si sono sentiti chiudere la porta in faccia. Hanno bisogno di una facilità di accedere al credito, soprattutto i giovani imprenditori che vogliono rischiare, che con coraggio vogliono aprire una nuova azienda. Bene, a loro diciamo che il 33% del loro investimento sarà coperto da noi, dalla regione, con un fondo presso Veneto Sviluppo a fondo perduto, perché le idee degli imprenditori, le idee giovani, innovative degli imprenditori, noi le dobbiamo sostenere con forza, con coraggio, dobbiamo avere noi il coraggio di credere in loro. Secondo pilastro, aprire le porte delle nostre industrie, delle nostre imprese al mondo. Noi dobbiamo uscire dall'isolamento economico, perché la sfida, le sfide globali, internazionali, il Veneto le può vincere tutte, ma le può vincere, le vincerà soltanto se si apre alla sfida. Dobbiamo quindi promuovere l'internazionalizzazione delle nostre imprese, che non significa delocalizzazione. Noi dobbiamo sostenere la tradizione, ma dobbiamo anche sostenere il Made in Veneto come nuova strategia di sviluppo della nostra impresa veneta. Dobbiamo insieme, e la Regione in questo ha un ruolo fondamentale, dobbiamo facilitare, aiutare le imprese ad aprirsi a quel mondo, ma dobbiamo essere anche una terra che attrae nuovi investimenti, diventare una terra attraente anche per chi vuole venire in Veneto ad investire. Terzo pilastro. La crisi economica, dicevamo, sì, ha messo in serie difficoltà soprattutto il modello tradizionale della microimpresa. Questo modello va ripensato, va ricostruito insieme agli imprenditori. E noi per ripensarlo dobbiamo puntare sulla competenza, sulla cultura, sulla formazione continua,
perché l'economia mondiale cambia e dobbiamo aiutare il Veneto a stare al passo coi tempi, a non a rincorrere sempre i tempi. Dobbiamo anticipare il futuro. È importante quindi garantire ai lavoratori formazione, formazione continua, ma garantire anche alle imprese quella formazione che permetta loro di raggiungere quegli obiettivi strategici che ogni anno si danno. Quarto pilastro. Noi dobbiamo aiutare a far sì che gli imprenditori tornino ad essere imprenditori e non burocrati a causa di una burocrazia soffocante, insostenibile. Dobbiamo semplificare, dobbiamo sburocratizzare e noi creeremo uno sportello unico antiburocrazia per tutte le pratiche burocratiche, dove l'imprenditore con un solo passaggio risolve i suoi problemi e lì trova tutte le sue informazioni. Perché seguiremo il modello di semplificazione della pubblica amministrazione che Renzi sta portando avanti, lo sta facendo dal punto di vista anche digitale, e noi saremo al passo con quei tempi, aiutando l'imprenditore a non morire più sulle carte, ma a far sì che possa continuare a lanciare e a investire la sua creatività nel lavoro. Ecco, ecco la nostra proposta di coraggio, semplificazione, innovazione, fiducia, perché guardate, l'economia veneta ha un grande passato, ma davanti a sé deve tornare ad avere anche un grande futuro. Grazie. Il problema occupazionale della crisi economica c'è anche qua. Cosa può fare la regione in questo ambito? Quanta gente non arriva a fine mese? Quanta gente non ce la fa veramente perché ha il marito in cassa integrazione? Dare delle risposte occupazionali importanti al nostro territorio. E perché oltre i 50 anni che non trovano lavoro, neanche noi troviamo lavoro sicuramente. La mia amica ha stage, cioè il contratto stage, ha 48 anni. Non si fa il lavoro per i giovani. Bisogna lavorare per quanto riguarda il mercato del lavoro sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda. Una figlia che lavora in Germania e un figlio che lavora in Canada. Gente che ha studiato, laureata, qui in Italia zero. Se c'è il lavoro uno può assumere, se non abbiamo lavoro non assumiamo. Stiamo perdendo una generazione. Persone senza lavoro, 300.000 persone in Veneto senza lavoro, giovani laureati abbiamo sentito che non trovano lavoro e l'angoscia delle loro famiglie che li hanno fatti studiare, che hanno investito risorse, padri di famiglia che quel lavoro l'hanno perduto, che non riescono più a sostenere il mutuo della casa, pensionati che aiutano i figli ogni mese e che magari risparmiano sulla spesa al supermercato. Imprenditori senza liquidità, che chiudono le loro aziende. Dietro a quei numeri ci sono le vite dei veneti. Guardate, la maggiore richiesta disperata, una richiesta disperata, che io ho colto in questo viaggio, in questi incontri, è stata la richiesta di occupazione, la richiesta di lavoro, una domanda emergente. E dove è stata la regione per tutto questo tempo? Perché si sono sentiti abbandonati, isolati, lasciati soli. Niente è stato fatto dalla regione Veneto contro, per combattere la disoccupazione, per combattere questo stato di cose. E di fronte a quegli occhi disperati io ho sentito l'urgenza di trovare delle risposte e nessun governatore può sentirsi esente da responsabilità di fronte a questa emergenza. Il governo ha dato una risposta straordinaria al lavoro,
all'occupazione, con il Jobs Act e con la legge di stabilità. Oggi un'impresa che assume risparmia fino a 24.000 euro, che assume a tempo indeterminato, ha un risparmio fiscale grande, importante. E con il Jobs Act abbiamo esteso le tutele al mondo dei precari che quelle tutele non conoscevano e non avevano mai conosciuto. Abbiamo risultati importanti anche in Veneto, oltre 9.000 posti di lavoro, oltre 2.600 aziende venete che passano da contratti precari a contratti a tempo indeterminato. Questa è la politica di centrosinistra! Questa! Poi ci sono anche condizioni macroeconomiche. Lo spread ai minimi, la parità dollaro-euro, il costo del petrolio molto basso, il crollo della bolletta e, fatemi anche dire, la grandissima opera di Mario Draghi e della Banca Centrale Europea. Anche la situazione della macroeconomia ha un'incidenza sulla vita di tutti i giorni. Certo, perché i mutui costano meno, perché la benzina costa meno, perché il governo può dedicarsi a investimenti più importanti. Ma la regione cosa fa? Perché anche la regione deve farsi parte attiva nell'agganciare questi primi segnali di ripresa. E noi lo faremo. Noi nei primi nostri 100 giorni adotteremo un piano straordinario per il lavoro, un Jobs Act Veneto, che punterà su tre azioni principali. Una lotta seria, dura alla disoccupazione giovanile. Noi garantiremo a tutte quelle imprese che assumeranno un giovane fino a 29 anni un assegno di 500 euro al mese per un totale di 6.000 euro l'anno di contributo in più a quello che già il governo stanzia. E lo faremo con la garanzia giovani e in questo modo noi aiuteremo i ragazzi a imparare un mestiere, ad imparare un lavoro e ad avere anche una propria indipendenza economica. Il secondo obiettivo: stop al praticantato gratuito nella nostra regione. Stop al praticantato gratuito. Noi garantiremo allo studio professionale che assumerà un giovane laureato o un contratto a tempo indeterminato di apprendistato, garantiremo per i 2 anni successivi al contratto il 50% del salario. Lo faremo perché oggi un ragazzo che esce da giurisprudenza e che vuole diventare avvocato deve trascorrere 18 mesi all'interno di uno studio legale. E quei 18 mesi quel ragazzo nella maggioranza dei casi non prende una lira, fa tutto dal punto di vista gratuito, privo di tutele. Il terzo blocco non è meno importante dei primi due. Dobbiamo garantire anche a chi perde lavoro a 50 anni di ritrovare lavoro, di essere ricollocato nel mondo del lavoro, di ritrovare una speranza per sé e per la propria famiglia. Perché è drammatica la perdita del lavoro a quell'età ed è drammatico a quell'età non avere speranze, la speranza anche di essere ricollocato, di imparare un nuovo mestiere. E allora noi daremo la possibilità di essere reinserito nel mercato del lavoro attraverso una nuova forma di apprendistato, un progetto con le imprese finanziato dalla Regione per tutti quelli over 50 che hanno voglia di cambiare, che hanno voglia di rimettersi in gioco. Impossibile non è un fatto, è solo un'opinione. Come quando dicevano a mio padre che battere Sonny Liston era impossibile. È troppo forte, troppo cattivo.
o quando dicevano lascia perdere Ali, non combattere in Zaire. Lui è troppo in forma, troppo esperto, ti distruggerà. Così come quando mio padre guarda negli occhi l'impossibile e lo sconfigge, giorno dopo giorno. Come pensi che reagisca io quando mi dicono che la box non è uno sport da donne? Dateci dentro, ragazze. Dateci dentro. Impossibile non è un fatto. Impossibile è solo un'opinione. Come quando mi dicevano che battere Zaia sarebbe stato impossibile. È troppo forte, è troppo cattivo. O quando dicevano lascia perdere Alessandra, non candidarti in Veneto, resta a Bruxelles. Lui è troppo in forma, è troppo esperto. La politica in Veneto non è uno sport per ragazze. Impossibile. Impossibile è solo una parola pronunciata da piccoli uomini, che trovano più facile vivere nel mondo che gli è stato dato, piuttosto che cercare di cambiare quel mondo. Impossibile non è un dato di fatto, impossibile è un'opinione. Impossibile non è una regola, impossibile è una sfida. Qui oggi, insieme, lanciamo la sfida a Zaia, a 20 anni di centrodestra. Il presente del Veneto è qui, ora, il presente, siamo oggi noi. E il futuro, guardate, è sempre una scelta. E la scelta del Veneto oggi è quella di cambiare, è il coraggio di cambiare. Sono in molti a chiedermi perché mi sia candidata al ruolo di governatore del Veneto, perché abbia accettato una sfida così difficile, quasi impossibile. Della mia scelta io sono molto fiera. È stata la migliore scelta possibile. Ritengo che sia giunto il momento che ciascuno di noi si assuma la responsabilità delle scelte che ha preso e anche di quelle scelte che non ha preso. Lo sanno bene i veneti che hanno assistito a scelte rimandate per 20 anni. I veneti stanno ancora aspettando, ma ora basta! Ora è il momento di scegliere davvero! Con coraggio ho preso la decisione di candidarmi al ruolo di governatore della mia terra. Mi sono dimessa subito da europarlamentare. L'ho fatto per dedicare tutte le mie energie al progetto del Veneto che verrà. Questa è la mia terra, questa è la terra dove sono nata, dove sono cresciuta, dove sono nati i miei figli. Qui ho iniziato la mia avventura politica e qui voglio tornare da governatore del Veneto per cambiare in meglio la mia terra. Oggi siamo qui per metterci in discussione. Oggi siamo qui per mettere in discussione il Veneto. Noi non staremo qui ad attendere che sia troppo tardi per ritornare ad essere una regione competitiva in Italia e nel mondo. Non c'è più tempo da perdere. Il Veneto ha già perso una generazione e non può permettersi di perderne un'altra. Il cambiamento
è l'ultima possibilità perché il Veneto abbia il passato alle sue spalle e non caricato sulle sue spalle, come è stato finora. La conservazione, guardate, la conservazione è la sicurezza di chi non ha coraggio. Questa è la trama di quel film che abbiamo scelto oggi, di spegnere per sempre. Noi non abbiamo paura. Combatteremo perché la nostra regione abbia il futuro che merita. Oggi tutti insieme non stiamo soltanto cambiando il passo del Veneto, stiamo cambiando la sua strada, stiamo cambiando la sua storia. Oggi qui noi lanciamo una sfida che può essere vinta soltanto se saliremo tutti insieme su quel ring e se ognuno di noi si assume la sua responsabilità. Se ognuno di voi si impegni a vincere nel Veneto, a vincere nel Veneto. Voi potete fare molto, voi dovete avere il coraggio di cambiare. Ognuno di voi può fare la differenza. Parlate con i vostri amici, con i vostri colleghi, con la cassiera del vostro supermercato, convinceteli che la vittoria, che il cambiamento è a portata di mano, perché la sfida che abbiamo davanti richiede ogni sforzo e ogni entusiasmo. Vorrei concludere la grande giornata di oggi ricordando prima di tutto a me, ma anche a voi, l'orgoglio di essere nati in questa terra. L'orgoglio di essere nati in questa terra. Voglio cominciare la mia campagna elettorale mettendo ben chiaro questo. I 20 anni del centrodestra sono stati frustranti, sono stati inconcludenti, sono stati l'attesa di qualcosa che non è mai arrivato. Non voglio però mai che nessuno pensi che il Veneto non sia all'altezza delle sfide che lo aspettano. Lo è come? Lo è sempre, lo è la nostra storia. Operosità, valori, eccellenze, qualità, idee, opportunità, risorse. Al Veneto non manca niente per tornare ad essere grande. La nostra terra ha tutte le carte in regola per riprendersi il ruolo che le spetta. Quello che serve adesso è solo il coraggio di cambiare. Under the tree where the grass don't grow. Thank you.
Hallelujah. Girl, sit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause